Ricominciamo! Facciamo previsioni troppo presto, vediamo questa gara, dopo vedremo. Speriamo in bene anche questa nuova formula squadre che sia vincente per il Motoclub TLT. Fantin Valerio, prima gara da pro nella categoria rossa. Valerio, una carriera strepitosa dal mini trial subito alle categorie superiori, è arrivato secondo l'anno scorso nella sua categoria. Terzo, comunque nei primi tre, quindi è stato promosso. Prima gara categoria pro, dici le tue impressioni, come te la senti, come andiamo oggi? Vedremo gli ostacoli che ci sono e vedremo se sarò in grado di affrontarli. Ma ti senti pronto sicuramente, questa carriera prosegue e poi ti aspetteremo in vette sempre più alte. Sì, spero di sì. Bene, allora in bocca al lupo. Grazie. A Fantin Valerio. Leonardo Aglietti, categoria expert, altra carriera strepitosa dal mini trial subito alle altre categorie in cui hai ottenuto risultati di tutto rilievo. Come la vedi questo inizio di stagione? Speriamo bene. Gli allenamenti invernali promettono bene? Sì. Oggi vinciamo? Ah, non lo so. Bene, in bocca al lupo anche ad Aglietti. Va bene, in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Lucio Aglietti, il papà della nostra promessa che abbiamo appena intervistato. Allora, cosa ci dici di Leonardo? A fine gara ti dirò se merita o se... Noi fa molto piacere vedere la carriera strepitosa che ha fatto dal mini trial alla expert con grandi risultati nel giro di pochissimo. Sono contento perché si impegna e è giusto che vada. Dai, speriamo bene oggi. Grazie mille Lucio. A te. Sara Maffenini, campionessa in carica del trialario categoria Ladies, quest'anno ha due altre concorrenti, l'anno scorso eri sola. Dici qualcosa su questa stagione, come si prospetta, come la vedi? Ti sei allenata, sei pronta? Sì, sono allenata, sono anche abbastanza pronta, speriamo in bene perché... Insomma, la voglia di una nuova stagione c'è. Sì, dai. Sono carica. Bene, allora carica, ti aspettiamo carica. Nelle parti alte e magari altissime della classifica generale. Speriamo, sono due avversarie e non assicuro nulla.
Ritorna il trofeo Trialario, 19ª edizione per questo appuntamento che ha visto l'inizio di questa stagione con la sfida di Ballabio. Quindi si è partiti in provincia di Lecco, con noi i soliti tre eroi, Augusto, Luigi e Pietro, che ci racconteranno un pochino come è andata questa prima uscita, ma ci saranno tanti gli argomenti da parlare. Luigi. Sì, è andato direi tutto splendidamente bene, a partire dal meteo che dava, le premesse non erano buone, infatti nella notte è venuto uno scroscio fortissimo, però fortunatamente le zone erano asciutte e quindi il giorno dopo è andato tutto bene. Faceva un po' freddo ma non ha piovuto, 68 i partecipanti su 110 che sono gli iscritti complessivi, tanti erano impegnati in altre prove, c'era concomitante un trofeo epoca ASI e un campionato italiano che sicuramente ha visto alcuni piloti di quelli che sono iscritti al Trialario essere presenti altrove, quindi li vedremo sicuramente le prossime volte. Allora, questa volta non entriamo proprio nel dettaglio, nella cronaca dell'evento, ma parliamo un pochino di come ci si avvicina al gruppo di Trialario, perché qui c'è una storia lunga, non solo 19 anni, perché se vogliamo andare più indietro sicuramente ce ne sono altri da aggiungere. Vorrei parlare con Augusto, anche perché lui ha fatto crescere inizialmente questa disciplina con Olginate. Sì, abbiamo imparato, diciamo, ai tempi con il famoso Carlo Carli, che faceva parte, era il promotore, il team manager del Motoclub Olginate e dei vari piloti di allora. Ricordo i vari Combi, Pozzi, Bonacina e quant'altri. Niente, poi da lì, dai, venite con me, andiamo a tracciare, e abbiamo incominciato a imparare che bisogna sempre avere l'occhio di riguardo, sapere chi sono i concorrenti e come comportarsi. Venite con me, una frase che mi piace tanto, lo possiamo fare ancora oggi? Venite con me? Venite con me, è quello che stiamo facendo adesso noi, vengo con tutti i vari piloti del posto, mi dicono vieni da me che andiamo a cercare qualcosa, vado, cerco e poi li faccio lavorare. Allora, è cambiato qualcosa sicuramente in questi 19 anni e lo possiamo chiedere chiaramente a Pietro De Angelis, che di zone ne ha tracciate, non dico mille ma sono sicuramente tante. Sì, io mi sono aggregato un paio o tre anni dopo la prima gara che ho tracciato quasi tutta da sola, il 2002, che comunque 20 anni sono. E soprattutto, essendo anche pilota, sento i piloti durante la gara e do un'occhiata, vedo cosa gli succede e le lamentele eventuali le sento. E chiaramente, essendo sempre io, noi facciamo tesoro degli errori fatti, cosa che non piace ad altri sodalizi. E allora, a forza di fare errori e di non farli più, le cose migliorano. La cosa importante è anche quando ci si presenta con altri gruppi organizzatori che hanno le loro prove, hanno già in mente di farle fare, gli si deve far capire quando un ostacolo potrebbe avere delle conseguenze sulle code e su eventuali infortuni eccetera, e allora mitigare molto. E anche a Ballabio abbiamo fatto così, è andata bene. C'erano ostacoli alti perché nei rossi anche chi è arrivato in alto arrivava su questi ostacoli al pelo, però gli ostacoli li abbiamo saliti tutti e è andata bene, spettacolare, senza pericoli. Venite con me, tornate con noi. Luigi, ci può stare una frase così, anche perché voi avete abbracciato un ventaglio, possiamo definirlo tale, di piloti che vanno dagli over 60 fino ai giovanissimi, e questa è un po' la filosofia di quello che è il trofeo Trialario. Sì, certamente, poi da qualche anno a questa parte col mini trial, quindi partiamo proprio dagli 8 anni agli oltre 70, perché abbiamo qualche pilota che sfiora i 70, che continua a partecipare, si diverte, non si è mai fatto male nessuno, quindi vuol dire che i livelli sono assolutamente adeguati. Tanti tornano dopo che magari per qualche anno sono stati assenti. Anche in questa gara abbiamo avuto dei graditissimi rientri di amici, più che semplici piloti, proprio amici anche di vecchia data, e quindi siamo ben felici. Questi risultati sicuramente si sono ottenuti, come diceva Augusto, da un notevole background dato appunto dall'inizio con l'esperienza manageriale di altri piloti del Motoclub Olginate. Poi un giorno c'è stato l'incontro tra me e Augusto, casuale, io mi sono recato al Motoclub, lui era lì, ci siamo conosciuti ed è cominciata questa grande avventura, ovviamente favorita dall'amicizia, perché alla fine è quello che lega le cose e permette poi di ottenere grandi risultati. Ovviamente noi abbiamo cominciato a partecipare alle gare con grandissima passione e ci divertivamo tantissimo, abbiamo capito
capito che per divertirsi ancora di più bisognava aggiungere elementi al gruppo, e così abbiamo fatto, il gruppo è cresciuto e abbiamo fondato il team Mille Piedi, che nel giro di pochissimi anni, 2 o 3 anni, è passato da 8 piloti a oltre 40, e quindi grandissima soddisfazione. Dopodiché però non erano tutte rose e fiori, perché noi partecipavamo ai campionati e vedevamo che c'erano dei problemi che necessitavano di essere risolti. Purtroppo l'unica strada è stata quella di intraprendere un'avventura da soli, proprio perché in altro modo, almeno in quell'epoca, non c'era modo di risolvere i problemi, e quindi così abbiamo cominciato. La cosa più importante che noi abbiamo subito deciso di fare era l'annullamento, più che la semplificazione, proprio l'annullamento di tutta la burocrazia inutile, e quindi il mantenimento delle cose proprio essenziali. Per partecipare al trofeo Tirrenia è sufficiente presentarsi con un modulo alla mattina stessa della prima gara ed è fatto tutto. Ovviamente prima bisogna fare le licenze, le visite, quello va da sé, bisogna andare al proprio motoclub e fare le tessere, quello è un altro discorso, ma per la gara in sé ci si presenta alla prima gara con un modulo in mano e alle successive senza nemmeno quello. Senti, una cosa che ho intravisto, i montepremi che quest'anno vengono, non dico rispolverati, però comunque messi in atto, anche perché torneranno le squadre. Sì, esatto. Allora, la storia del Montepremi è un po' particolare. Noi consideriamo, da piloti che eravamo, che il premio più grande è che ci sia qualcuno che organizza delle gare fatte bene, perché se il pilota è pilota e si diverte a fare trial, il suo premio più grande è che ci sia qualcuno che gli fa delle gare belle, anzi intanto che gli faccia le gare, perché anni fa non era così scontato, le gare erano sempre meno, i gruppi organizzatori erano sempre meno e si rischiava di andare al collasso, ed è per questo che noi cercavamo di risolvere certi problemi e vedevamo che non c'era dialogo ed eravamo preoccupati. E quindi già questo è il primo premio, e vedo che tanti questa cosa l'hanno capita anche nel tempo fa, ci sono stati alcuni commenti di alcuni piloti che andavano in questa direzione e questo mi ha dato molta soddisfazione. Però sicuramente ci sono delle categorie magari un po' più professionali che magari vanno un po' attratte, e che comunque credo che i premi, nell'ottica di dare un regalo a chi decide comunque di dare lustro al tuo campionato, o per quanto riguarda le squadre, giusto per dare un qualcosa in più che dia un ulteriore stimolo, abbiamo pensato appunto di introdurlo. Non è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo già fatto in altre occasioni. Un anno addirittura c'è stata una moto a estrazione tra tutti i piloti che ovviamente si fossero impegnati a partecipare a tutte le gare e via dicendo. Insomma, questi premi sono sempre subordinati all'impegno, e l'impegno dei piloti alla doppia faccia: uno, che loro si divertono, ma due, che danno anche continuità a uno sport che altrimenti rischierebbe di finire, insomma, invecchiare troppo, diciamo. Esatto. Così Augusto, a te tocca anche il compito non tanto semplice di andare a trovare i giudici, ma voi avete lo zoccolo duro, avete il gruppo che da anni vi segue, e quindi questo vi ha facilitato sicuramente nel corso degli anni di queste 19 edizioni. Sì, adagio adagio, abbiamo cercato una cerchia tra amici, non dico parenti quasi, ma ogni tanto ci troviamo tra di noi con le gambe sotto il tavolo, decidiamo di fare un po' di bisboccia, e più che altro si unisce il gruppo e quando uno chiama rispondono. Un calendario davvero importante quello di questa stagione, è partito in provincia di Lecco e chiuderà con un grande evento in quella di Lecco ancora, ma in un comune del lago, quello di Mandello. Che cosa ci sarà, Luigi? Esatto, Mandello dell'Ario, Trialario, e il cerchio si chiude. Ci sarà, e tu prima hai detto Pietro non ha tracciato 1000 zone, forse lui no, ma Augusto probabilmente 1000 le ha tracciate, perché a ottobre, con l'ultima gara che sarà la settima, proprio a Mandello dell'Ario festeggeremo la 1000esima zona tracciata, per cui abbiamo in programma dei festeggiamenti particolari, poi renderemo noti esattamente che cosa intendiamo fare. Comunque pensiamo ci sarà sicuramente una cena il sabato, ci saranno vari premi e vari ricordi per i vari piloti partecipanti e tutte queste cose qua, e quindi aspettiamo numerosi i piloti ma anche gli spettatori e tutti coloro che vorranno partecipare a questa festa a Mandello dell'Ario quando sarà il momento. Torniamo ancora un attimino per quanto riguarda la sfida di Ballabio, perché abbiamo sì detto qualcosa, ma quanti sono stati i piloti? Soprattutto c'è una novità, le Lady che sono aumentate. Se vogliamo parlare di Lady, vittoria di largo margine di Sara Maffenini su Silvia Borghi, che è tornata e esordiente perché viene dalla motarda Anna Consonni,
che alla prima gara in assoluto, preoccupata il giorno prima perché le zone le ha viste essendo del posto, ma è stata bravissima perché c'era il trasferimento che era tosto non poco e comunque ha fatto parecchi passaggi sopra le sue aspettative. 68 i partecipanti e, come avevamo già detto prima, se vogliamo fare qualche nome delle categorie, io direi proprio di sì, anche perché è giusto ricordare chi sono stati i protagonisti di questa prima uscita, un'uscita importante perché apre così una stagione. E allora il vincitore della categoria dilettanti percorso giallo, allenatissimo Azzoni, su Zucchi che si sta preparando anche molto come organizzatore della gara di Mandello e anche uno che ci tiene nuova moto e si è trovato bene, ma non ce l'ha fatta contro Azzoni che stavolta era veramente in forma e composto. Mattia Ghezzi, che pilota molto seguito dalla Fisto Trial School, che è stato davvero regolare su un Rigamonti che si trova molto bene con la Vertigo e che è molto atletico, anche lui molto preparato, forse è più incline a fare ostacoli enormi che non a fare curvette e contropendenze. Comunque non ha sbagliato quasi niente anche lui. Nella Expert, Righetto da Verona, che è un altro che imposta in modo molto professionale la gara, molto serio, figlio d'arte tra l'altro, che ha battuto il giovane e molto esuberante e atleticissimo Poncia Piccolo, che aveva stravinto nei Verdi l'anno prima e questa volta qua ha fatto un ultimo giro strepitoso, ma non ha recuperato gli errori del primo. Poi nella Pro, grande battaglia tra me, il giovane Fantine e Delli Paoli, che mi erano davanti nelle prime zone, poi non so come ho recuperato, alla fine ho vinto io, ma comunque se mi vedi guidare loro, diciamo che diresti che devono vincere loro. Comunque è andata bene stavolta. E Zampiero, bravissimo nei neri, nei super pro, che ha fatto dei bei numeri perché gli ostacoli erano alti, ma era da solo, ma non so cosa sarebbe arrivato, dipende da chi c'era, ma comunque ha fatto delle belle cose e ci ha dato soddisfazioni. Ha fatto dei gran bei passaggi, diciamo che nel tempo è migliorato, invecchiando è come il vino, è migliorato, è diventato anche molto più elastico. Bevibile. No, non dico bevibile, ma molto elastico. Nel frattempo si è anche laureato, per cui credo che più di così il bravo e simpatico Zampieri non possa chiedere. Senti, resta pure con il microfono, perché adesso dobbiamo parlare anche un po' delle categorie. C'è la categoria Super, che è sicuramente la più importante di quello che è il lotto organizzato proprio dal Trofeo Trialario. Beh sì, la Super Pro è nata l'anno scorso, adesso vediamo quest'anno come andrà. Sicuramente alla prima gara, come dicevo, alcuni piloti erano impegnati nell'italiano, è arrivato quindi solo Zampieri. Vediamo un po' se questo montepremi, che richiede la presenza di almeno 3 piloti nella categoria, potrà essere distribuito, oppure se quest'anno purtroppo non andrà come sperato. L'anno scorso erano 4, forse in una gara addirittura 5, per cui stiamo a vedere. Una cosa che mi preme comunque sottolineare per quanto riguarda le categorie del trialario, per agganciarci alla semplificazione burocratica di tante cose, è quella: noi abbiamo solo 4 categorie più una, che è questa Pro, che però è un po' sui generis, e poi la categoria Ladies, che comunque la Ladies in realtà viene estrapolata dalla categoria dilettanti, per cui sono in realtà 4 categorie. Poi ci sono le categorie veterani, ma anche quelle vengono estrapolate solo a fine anno, per cui non c'è una complicazione anche di queste cose. E con 4 categorie, quest'anno mettiamoci anche la nera, quindi 5 categorie, ognuno veramente riesce a trovare la sua collocazione. Noi non abbiamo ritenuto opportuno, e credo che non lo riterremo, di andare a fare delle categorie più basse ancora. Qualcuno ogni tanto ci chiede di fare una categoria bianca, però io ricordo sempre, attenzione, questo è un campionato interregionale, si tratta di gare, non si tratta della passeggiata domenicale, che uno può comunque fare se non se la sente di partecipare a una gara. Le difficoltà della categoria gialla sono sicuramente adatte per un entry level di chi comunque in moto un minimo ci sa andare, ecco, quindi non pensiamo che sia opportuno fare diversamente. Ecco, mi rilascio ancora al discorso del trofeo, perché quest'anno le squadre si legano a due personaggi che nel corso degli ultimi mesi voi di Trialario, noi del Trial, abbiamo perso. Sono due amici a cui ovviamente lo staff organizzativo non ha voluto dimenticarsi, anche perché loro in passato gli sono stati sempre molto vicini.
Beh, purtroppo sì, Carlo Crippa e Angelo Falbo hanno fatto i giudici nelle nostre gare del trofeo Trialario, credo dalla prima gara fino praticamente all'ultima dell'anno scorso, perché erano ancora in vita. Purtroppo nell'inverno li abbiamo persi, purtroppo Angelo era malato da parecchio tempo e quindi alla fine ha dovuto soccombere alla malattia. Discorso differente per Carlo invece, che purtroppo ha avuto un malore proprio mentre era in moto durante una cavalcata di trial, e da lì purtroppo non si è più ripreso e quindi non lo hanno potuto rianimare ed è giunto con l'elicottero ormai in fin di vita all'ospedale. Questa cosa triste ci ha portato a inventarci questo memorial. Il trofeo a squadra era già previsto e questa è stata una triste occasione per intitolarla appunto a loro, in memoria loro. La maggior parte, credo tutti i piloti che hanno partecipato al trofeo Trialario li conoscono, chi bene e chi anche solo di vista per forza inevitabilmente, e quindi credo che anche la partecipazione delle squadre, oltre ad essere un divertimento, perché non è il trofeo squadra, non è una novità, l'abbiamo già applicata per tantissimi anni in passato, poi è stato sospeso per altri motivi, però oltre ad essere un divertente c'è anche questo montepremi così simbolico, e in più è un omaggio anche a questi nostri cari amici e giudici che hanno quindi collaborato alla riuscita del trofeo e al divertimento di tutti i piloti nelle 18 edizioni passate del trofeo Trialario. Ecco, continuiamo intanto, perché il prossimo appuntamento sarà a Colico, un ritorno in un location che voi conoscete, ma qui ci sarà anche una novità, la prima di quest'anno per i giovani dei mini trial legati al gruppo della scuola di Andrea Fistolera. Beh, sicuramente anche questa è una gran bella cosa. Ormai sono 7 anni, credo, questo è l'8° che Fistolera si occupa di questa cosa, inizialmente in collaborazione con Pozzi del TMT, adesso prevalentemente da solo con l'aiuto di Clara eccetera, e questa è una gran bella cosa, intanto perché aggiungiamo lustro al nostro trofeo appunto con i mini piloti. E poi parlava prima Pietro, a categoria pro combattutissima, con un certo Fantin che quasi vince e quasi surclasse al nostro Pietro, che qualche anno fa, non tantissimi, è uscito dalla scuola di Fistolera col mini trial, e per cui insomma anche da quel punto di vista grandi risultati, e speriamo in un futuro sempre migliore anche appunto grazie a questa iniziativa di Andrea Fistolera. Quindi significa in poche parole quello che ha detto Luigi, che bisogna seminare bene per raccoglierne altrettanto, e tu ne hai provato direttamente in questa sfida di Ballabio. Sì, non ci pensavo di arrivarci io sul primo gradino del podio, poi ho fatto una gara molto, molto ponderata. Fantin l'anno scorso è andato molto forte nei blu, quest'anno entra in un momento in cui non siamo tutti rossi, però come debuttante rosso entra, quasi vince, insomma vuol dire che ma cosa c'è? Sì, le caratteristiche ci sono. Bene ragazzi, io a questo punto sarei arrivato proprio al termine di questa intervista, più corta del solito, più sprint, ma anche è servita per dare delle nozioni importanti, come avvicinarsi chiaramente alle gare di Trialario, dove si svolgono le gare, i vincitori di questo primo appuntamento. Avete qualcosa da aggiungere, Augusto? Luigi? Beh, no, aggiungiamo magari che se qualcuno è interessato a capire come partecipare al trofeo Trialario e tutte queste semplificazioni di cui abbiamo parlato, si può uno leggere il regolamento e due andare a vedere il filmato che abbiamo pubblicato qualche settimana fa proprio di presentazione del nuovo trofeo, dove spieghiamo per filo e per segno che cosa si deve fare. Augusto, tu? Sì, un saluto particolare ai due nuovi entrati che sono arrivati praticamente dal Trentino, dalla Motoclub Panatrial. Insomma, il Trialario si fa conoscere oltre la nostra regione, come era già capitato in altre occasioni, ma adesso si spinge più verso l'alto, il Trentino. Sì, poi in Veneto ci siamo già da tempo, siamo ben consolidati, e poi speriamo a questo punto di farci conoscere anche in Piemonte, vedendo se veramente come ultimo appuntamento dell'anno a fine ottobre riuscirà la Lombardia, appunto noi come organizzatori del Trialario, a organizzare la finale del trofeo Nord Italia ASI, che l'anno scorso è stato a Farano Varese, che è stato un grande successo e che noi speriamo di ripetere invece qui in Lombardia, e quindi di farci conoscere
andare anche in Piemonte, magari poi prossimamente avere qualche pilota in più e noi a nostra volta mandare qualche pilota nostro alle gare normali, diciamo, durante l'anno del trofeo, dei trofei piemontesi. Sentite, lo faccio io per voi tutti, un ringraziamento chiaramente all'amministrazione comunale di Ballabio, ovviamente in prima persona al sindaco Giovanni Bussola, che ovviamente vi ha dato il pieno appoggio, e chissà, magari in futuro Ballabio vi aspetta, oppure voi andrete a Ballabio a ripresentare un altro appuntamento del Trialario. Grazie a tutti, buona serata, ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Anche morta, però bello, bello, molto bello. Difficiline per me, però bello.
Bene, signore e signori, benvenuti a tutti a questa premiazione della prima gara del Trofeo Trialario 19esima edizione 2022. Ci ha ospitato questa bellissima località di Ballabio. Ho qui con me l'organizzatore con tutto il suo staff, Riccardo Ciciliani, tutto il suo gruppo. E ovviamente ringrazio voi, ma ringrazio Paesi Ballabio, soprattutto nella persona del sindaco Giovanni Bussola, che ci fa l'onore di essere presente, e di questo noi lo ringraziamo e speriamo che questa ospitalità poi venga rinnovata in futuro, ma anche, come forse sembrerebbe sarà, a fine della stagione, l'ultima gara dalla finale del campionato nazionale Nord Italia ASI, che l'anno scorso è stata Fara Novarese, e quest'anno forse riusciremo a organizzarla noi e sarà qui. Io voglio solamente ringraziare tutti gli organizzatori di Trialario, Ricky e tutto il gruppo di Ballabio. Avete fatto, è la seconda volta, il tempo non è stato, diciamo, molto benevolo, ma sono sicuro che la terza volta sarà quella buona. Complimenti, perché è uno sport sano, uno sport che dove vedo della bella gente, dei bei ragazzi che si divertono. Grazie. In questa situazione abbiamo anche uno sponsor particolare che ha sostenuto Trialario e voi come organizzatori. Sì, grazie. Abbiamo organizzato la gara, il nostro gruppo, c'è stato molto lavoro dietro. Come diceva Luigi, abbiamo uno sponsor che è RS Bike Special Parts di Valmadrera, che ha offerto un po' di prodotti per la moto. Ringraziamo molto questa ditta che comunque ci supporta tutte le gare che facciamo. Bene, grazie Riccardo. Trofeo Trialario, 19esima edizione. Il Trofeo Trialario nasce da un'idea molto semplice, che è quella di rendere tutto molto più semplice e molto più fruibile per coloro che sono i veri utilizzatori e i veri soggetti, che sono appunto i piloti in questo caso. Ve ne sarete accorti, i nuovi da stamattina e chi invece è tanto tempo che frequenta il Trofeo Trialario. Impegni di burocrazia non ce ne sono, un modulo da compilare che si può compilare qui addirittura semplicemente al mattino, pagare la quota di iscrizione che comunque viene mantenuta ai minimi livelli possibili. Quote di iscrizione gratuite per i minorenni e per le donne. Poi, se quest'anno avremo anche l'ultima gara di Trofeo Nazionale qui, vedremo di spiegare questa filosofia anche a chi viene da fuori regione, che magari si incontra con una realtà che per tanti è veramente sconosciuta. Poi abbiamo ovviamente i nostri tracciatori, Pietro De Angelis e vabbè, l'onnipresente Augusto Bartesaghi. Chiamerei in rappresentanza dei giudici di zona che oggi hanno fatto un ottimo lavoro, e quest'anno avremo il campionato, la prossima gara sarà a Colico e poi avremo quest'anno due trasferte. Quest'anno festeggiamo la millesima zona, il Trofeo Trialario da quando è nato nel 2004, se non ricordo male. Abbiamo fatto i conti precisi, sono state tracciate da allora esattamente 1000 zone, o meglio, l'ultima zona della settima gara sarà esattamente la millesima zona. Ci saranno dei festeggiamenti particolari. Tenete conto che ad esempio il sabato prima della gara al Verde di Mandello dell'Ario, ecco, quella cena lì verrà offerta ai piloti che vorranno presentarsi, quindi chiunque arriverà, che poi ovviamente parteciperà alla gara del giorno dopo, e ci stiamo anche attrezzando per ospitare in vari alberghi i piloti che arrivano da più lontano. Va bene, un grazie ancora al dottor Formillo, grazie mille. Abbiamo un piccolo premio offerto da uno sponsor di cui parlava Ciciliani prima, è un buono pranzo, grazie mille a Paolo. Arrivederci.